c'era sì una gestione della partita molto, molto attenta, non era semplice, soprattutto nel primo tempo Pontesilvano decisamente attento nella fase non possesso, poi siete stati bravi a trovare i due gol nelle due prime vere occasioni prodotte. Sì, proprio così, una partita, una situazione complicata perché loro, anche per la loro giovane età, corrono tanto, ti toglie le linee di passaggio con queste pressioni, quindi non era facile. Poi il campo, noi nell'ultima settimana ci siamo allenati sul sintetico, ci si è trovati un pochettino in ritardo sul fraseggio, però è una partita che mi aspettavo, loro bene, noi abbiamo risposto perché dare continuità mentale sull'attenzione non è mai semplice, in queste partite soprattutto non è mai semplice, anche perché, ripeto, loro non hanno niente da perdere, la classifica glielo permette, quindi sono venuti qua con la testa libera di fare la partita. Noi secondo me ci siamo fatti trovare pronti, abbiamo fatto una buona partita, l'ennesima buona partita, sono contento per il loro atteggiamento. Uno degli aspetti interessanti di queste prime sei giornate di campionato è anche la capacità di attendere, di aspettare il momento propizio e non caricare sempre a testa bassa. Sì, rispetto all'anno scorso mi fa piacere che hai osservato questa cosa. Rispetto all'anno scorso cerchiamo di leggere un pochettino più la partita e non attaccare a prescindere. Quindi è una maturità pure loro di quello che noi stiamo lavorando come staff per imparare a loro a leggere le partite quando si deve magari affondare il colpo oppure quando si deve temporeggiare e magari palleggiare di più. Antignani, c'è forse un po' di peccato di aver subito il primo gol alla fine del primo tempo nel quale non avevate praticamente rischiato nulla o quasi? Un po' di rammarico più che altro per gli infortuni, non per altro, perché se eravamo partiti bene, perdi Balducci dopo 30 secondi che si stira, perdi Alessandroni che prende una botta sul ginocchio, cioè il ginocchio comunque comero. Purtroppo non l'avevamo preparata male, anzi i ragazzi stavano rispondendo anche bene, abbiamo avuto pure l'occasione col cross in mezzo di Centimo. Poi alla lunga viene fuori la superiorità del Giulianova perché cioè, è palese. Nella ripresa poi siete ritornati in corsa col gol di Petito, insomma la squadra comunque non ha mai mollato nonostante i tanti under in campo. Ma infatti già ho detto ai ragazzi che io sono contento perché è da lì che dobbiamo ripartire, dal gol di Petito, dal 2-1, noi ripartiamo, prepariamo la settimana perché abbiamo un'altra partita difficile contro la Torrese domenica prossima, quindi raccogliamo i cocci e da martedì ci rimettiamo al lavoro. Insomma, il calendario vi ha proposto in tre domeniche forse le tre squadre più forti di questo campionato. Sì, sì, ma il calendario tanto fino alla fine le devi affrontare tutte. Ben venga che ce le ha messe tutte e tre subito, così ce le togliamo di mezzo subito. Fermo restando che, ripeto, i ragazzi si sono ben comportati sia con l'Aquila che con il Giulianova e sono contento.